Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi leggeremo i 25 segreti che Gesù Cristo donò a Suor Faustina Kowalska per difendersi dal maligno. Prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale, mettere un mi piace e condividere il video con i vostri amici. E non dimenticate di lasciare anche un commento qui sotto. Gesù rivelò a Santa Faustina Kowalska 25 segreti per la guerra spirituale, per difendersi dagli attacchi del demonio. Più che segreti sono delle vere e proprie istruzioni, delle istruzioni ben precise. Era il 2 giugno 1938 e Suor Faustina Kowalska scrisse in modo molto minuzioso queste istruzioni che Gesù Cristo gli aveva dettato, donato, e le scrisse sul suo diario. Infatti, i diari di Suor Faustina Kowalska sono molto conosciuti. Vi invito a leggerli se non li avete ancora letti, perché sono veramente molto, molto belli, molto. Queste istruzioni sono diventate poi l'arma di Suor Faustina nella lotta contro il nemico maligno, il demonio. Gesù inizia dicendo: Figlia mia, voglio istruirti sulla lotta spirituale. 1. Non confidare mai in te stessa, ma affidati completamente alla mia volontà. La fiducia è un'arma spirituale. La fiducia è parte dello scudo della fede che San Paolo menziona nella lettera degli Efesini. Capitolo 6, versetti 10-17. L'armatura del cristiano. L'abbandono alla volontà di Dio è un atto di fiducia. La fede in azione dissipa gli spiriti negativi. 2. Nell'abbandono, nelle tenebre e nei dubbi di ogni genere, ricorri a me e al tuo direttore spirituale, che ti risponderà sempre a mio nome. In tempi di guerra spirituale, prega immediatamente Gesù, invoca il suo santo nome, che è molto temuto nell'inframondo. Porta le tenebre alla luce dicendolo al tuo direttore spirituale o al tuo confessore e segui le sue istruzioni. 3. Non metterti a discutere con nessuna tentazione. Chiuditi subito nel mio cuore. Nel giardino dell'Eden Eva ha negoziato con il diavolo e ha perso. Dobbiamo ricorrere al rifugio del Sacro Cuore. Correndo verso Cristo, diamo le spalle al demoniaco. 4. Alla prima occasione rivelala al confessore. Una buona confessione, un buon confessore e un buon penitente sono una ricetta perfetta per la vittoria sulla tentazione e sull'oppressione demoniaca. 5. Metti l'amor proprio all'ultimo posto, in modo che non contamini le tue azioni. L'amor proprio è naturale, ma deve essere ordinato, libero dall'orgoglio. L'umiltà vince il diavolo, che è l'orgoglio perfetto. Satana ci tenta all'amor proprio disordinato, che ci porta al mare dell'orgoglio. 6. Sopporta te stessa con molta pazienza. La pazienza è un'arma segreta che ci aiuta a mantenere la pace della nostra anima, anche nelle grandi tormente della vita. La pazienza con se stessi fa parte dell'umiltà e della fiducia. Il diavolo ci tenta all'impazienza. E che si ritorca contro noi stessi di modo che ci irritiamo. Guarda te stesso con gli occhi di Dio. Egli è infinitamente paziente. 7. Non trascurare le mortificazioni interiori. La scrittura insegna che alcuni demoni possono essere espulsi solo con preghiera e digiuno. Le mortificazioni interiori sono armi di guerra. Possono essere piccoli sacrifici offerti con grande amore. Il potere del sacrificio per amore fa fuggire il nemico. 8. Giustifica sempre dentro di te l'opinione dei superiori e del confessore.
Cristo parla a Santa Faustina, che vive in un convento, ma tutti abbiamo persone con autorità sopra di noi. Il diavolo ha come obiettivo quello di dividere e conquistare, per cui l'umile obbedienza all'autentica autorità è un'arma spirituale. 9. Allontanati dai mormoratori come dalla peste. La lingua è uno strumento potente che può fare molto danno. Mormorare o spettegolare non è mai una cosa di Dio. Il diavolo è bugiardo e suscita accuse false e pettegolezzi che possono uccidere la reputazione di una persona. Rifiuta le mormorazioni. 10. Lascia che gli altri si comportino come vogliono. Tu comportati come voglio io, da te. La mente di una persona è la chiave della guerra spirituale. Il diavolo cerca di trascinare tutti, e ringrazia Dio e lascia che le opinioni altrui vadano per la loro strada. 11. Osserva la regola nella maniera più fedele. In questo caso Gesù si riferisce alla regola di un ordine religioso. La maggior parte di noi ha fatto qualche voto davanti a Dio e alla Chiesa e dobbiamo essere fedeli alle nostre promesse, ovvero voti matrimoniali o promesse battesimali. Satana tenta all'infedeltà, all'anarchia e alla disobbedienza. La fedeltà è un'arma per la vittoria. 12. Dopo aver ricevuto un dispiacere, pensa a che cosa potresti fare di buono per la persona che ti ha procurato quella sofferenza. Essere un vaso di misericordia divina è un'arma per il bene e per sconfiggere il male. Il diavolo lavora sull'odio, sull'ira, sulla vendetta e sulla mancanza di perdono. Qualcuno ci ha danneggiato in qualche momento. Cosa gli restituiremo? Dare una benedizione spezza le maledizioni. 13. Evita la dissipazione. Un'anima che parla sarà più facilmente attaccata dal demonio. E fondi i tuoi sentimenti solo davanti al Signore. Ricorda, gli spiriti buoni e cattivi ascoltano ciò che dici a voce alta. I sentimenti sono effimeri. La verità è la bussola. Il raccoglimento interiore è un'armatura spirituale. 14. Taci quando vieni rimproverata. La maggior parte di noi è stata rimproverata in qualche occasione. Non abbiamo alcun controllo su questo, ma possiamo controllare la nostra risposta. La necessità di avere ragione tutto il tempo può portarci a tranelli demoniaci. Dio conosce la verità. Il silenzio è una protezione. Il diavolo può utilizzare la giustizia per farci inciampare. 15. Non domandare il parere di tutti, ma quello del tuo direttore spirituale. Con lui sii sincera e semplice come una bambina. La semplicità della vita può espellere i demoni. L'onestà è un'arma per sconfiggere Satana, il menzognero. Quando mentiamo, mettiamo un piede sul suo terreno ed egli cercherà di sedurci ancora di più. 16. Non scoraggiarti per l'ingratitudine. A nessuno piace essere sottovalutato, ma quando ci troviamo di fronte all'ingratitudine o all'insensibilità, lo spirito di scoraggiamento può essere un peso per noi. Resisti a qualsiasi scoraggiamento, perché non proviene mai da Dio. È una delle tentazioni più efficaci del demonio. Sii grato in tutte le cose della giornata e ne uscirai vincitore. 17. Non indagare con curiosità sulle strade attraverso le quali ti conduco. La necessità di conoscere e la curiosità per il futuro sono una tentazione che ha portato molte persone alle camere oscure degli stregoni. Scegli di camminare nella fede. Decidi di confidare in Dio che ti porta per la via che va al cielo. Resisti sempre allo spirito di curiosità. 18. Quando la noia e lo sconforto bussano al tuo cuore, fuggi da te stessa e nasconditi nel mio cuore. Gesù
offre una seconda volta lo stesso messaggio. Ora si riferisce alla noia. All'inizio del diario ha detto a Santa Faustina Kowalska che il diavolo tenta più facilmente le anime oziose. Stai attento alla noia, è uno spirito di letargo o accidia. Le anime oziose sono facile preda dei demoni. 19. Non avere paura della lotta. Il solo coraggio spesso spaventa le tentazioni che non osano assalirci. La paura è la seconda tattica più comune del diavolo. L'orgoglio è la prima. Il coraggio intimidisce il diavolo, che fuggirà davanti al coraggio perseverante che si trova in Gesù. La roccia. Tutte le persone lottano e Dio è la nostra forza. 20. Combatti sempre con la profonda convinzione che io sono accanto a te. Gesù istruisce una suora in un convento a combattere con convinzione. Può farlo perché Cristo l'accompagna. Noi cristiani siamo chiamati a lottare con convinzione contro tutte le tattiche demoniache. Il diavolo cerca di terrorizzare le anime. Bisogna resistere al terrorismo demoniaco. Invocate lo Spirito Santo durante la giornata. 21. Non lasciarti guidare dal sentimento, poiché esso non sempre in tuo potere, ma tutto il merito sta nella volontà. Tutto il merito si basa sulla volontà, perché l'amore è un atto della volontà. Siamo completamente liberi in Cristo. Dobbiamo compiere una scelta, una decisione, per il bene o il male. In quale terreno viviamo? 22. Sii sempre sottomessa ai superiori, anche nelle più piccole cose. Cristo qui sta istruendo una religiosa. Tutti abbiamo il Signore come nostro superiore. La dipendenza da Dio è un'arma di guerra spirituale, perché non possiamo vincere con i nostri mezzi. Proclamare la vittoria di Cristo sul male fa parte del discepolato. Cristo è venuto a sconfiggere la morte e il male. Proclamalo. 23. Non ti illudo con la pace e le consolazioni. Preparati a grandi battaglie. Santa Faustina ha sofferto a livello fisico e spirituale. Era preparata a grandi battaglie per la grazia di Dio che l'ha sostenuta. Nelle scritture Cristo ci istruisce chiaramente ad essere preparati a grandi battaglie e a indossare l'armatura di Dio e resistere al diavolo. Efesini 6:11. Stare attenti e discernere sempre. 24. Sappi che attualmente sei sulla scena dove vieni osservata dalla terra e da tutto il cielo. Siamo tutti in un grande scenario, in cui il cielo e la terra ci guardano. Che messaggio stiamo offrendo con la nostra forma di vita? Che tipo di tonalità irradiamo? Luce, oscurità o grigio? Il modo in cui viviamo attira più luce o più oscurità? Se il diavolo non ha successo nel portarci all'oscurità, cercherà di mantenerci nella categoria dei tiepidi, che non è gradita a Dio. 25. Lotta come un valoroso combattente, in modo che io possa concederti il premio. Non avere troppa paura, poiché non sei sola. Le parole del Signore a Santa Faustina Kowalska possono diventare il nostro motto. Lotta come un cavaliere di Cristo, conosce bene la causa per la quale lotta, la nobiltà della sua missione, il re che serve e con la certezza benedetta della vittoria lotta fino alla fine, anche a costo della vita. Se una giovane senza istruzione, una semplice suora polacca, unita a Cristo può lottare come un cavaliere, ogni cristiano può fare lo stesso. La fiducia è vittoriosa. Questi sono i 25 segreti o istruzioni su come difendersi dagli attacchi del demonio che Gesù
ha donato a Suor Faustina Kowalska e che ovviamente anche noi possiamo prendere alla lettera e quindi seguire queste istruzioni. I diari di Suor Faustina Kowalska sono molto interessanti e anche molto belli da leggere, come vi dicevo prima, quindi vi invito a leggerli, potete trovarne tantissimi online. Io vi saluto e come sempre vi invito a iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. E se vi fa piacere, lasciare anche un commento qui sotto con i vostri pensieri al riguardo di questi 25 segreti o istruzioni contro il demonio. A presto e che Dio vi benedica!